col passare del tempo chiaramente anche l'agricoltura si è industrializzata, bisognava accelerare i tempi di raccolta, migliorare e quindi ridurre anche lo stress di lavoro degli operatori, e quindi i mezzi che si sono introdotti hanno aiutato nella riduzione del carico di lavoro, partendo dai teli. I teli che oggi si usano sono teli di rete, sono retina molto leggera che anche se viene a contatto con la rugiada mattutina non appesantisce più di tanto lo spostamento dello stesso, e reti che non vengono più raccolte e spostate ma vengono trascinate nel terreno stesso, proprio perché sono leggere, sono bucherellate, quindi non c'è neppure il rischio che si accumuli terra, ma resta il prodotto integro, pulito, e vengono facilmente riespostati all'interno di un campo da un albero all'altro. I mezzi di raccolta non sono più le ciampe o le mani, ma si sono introdotti gli scuotitori meccanici, quelli trasportati a spalla, o i pettini meccanici, sempre trasportati a spalla, batteria, principalmente sono a batteria, mentre gli scuotitori nella maggior parte dei casi sono a miscela, i pettini nella maggior parte dei casi sono a batteria. Questi, diciamo, i mezzi di raccolta più ad uso familiare. Poi ci sono quelli ancora più spinti, più ad uso industriale, se così possiamo dire, che sono i mezzi meccanici montati sui trattori o semoventi oppure autonomi, e che sono i bracci scuotitori. I bracci scuotitori, appunto, che possono essere di due tipi, o montati sui trattori oppure proprio semoventi indipendenti che vengono utilizzate solo nel periodo della raccolta delle olive. E poi il trasporto, che chiaramente non avviene più nei sacchi di juta ma avviene in questi contenitori, nei container, perché il container ti permette di portare in una giornata gli 80-70 quintali a secondo del carico produttivo e dell'annata in oggetto.